Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video sempre su Battlefield 4, anche se oggi parlerò piuttosto del canale. Infatti sono risorto, dopo una settimana di assenza finalmente sono qui a registrare questo nuovo commentary per voi, anche se quello di oggi sarà più breve, perché innanzitutto ho deciso di fare più video, però piuttosto più brevi, semplicemente perché mi sono accorto che molto spesso quando parlo mi dilungo in dei discorsi magari anche superflui, inutili, che possono piacere, ma vanno vanno a togliere a me, che devo fare il commentary, un sacco di tempo perché devo dire le cose mentre le registro, più cancellazioni di eventuali registrazioni che mi sono uscite male, poi ci metto ovviamente, essendo più lungo il video, di più a renderizzare, il file d'uscita pesa di più, ci metto di più a caricare e questo mi porta a riuscire a fare un video ogni tanto e basta. Quindi pensavo di accorciare la durata dei video, parlare delle cose in modo più chiaro e più veloce, più conciso e quindi di non dilungarmi in discorsi, come ho già detto, inutili. Secondo argomento, sempre riguardante il canale, è che ringrazio un tale che si chiama Flames Red, che mi ha mandato un messaggio proponendomi un nuovo tipo di video, cioè un breakdown delle mappe. Cioè io prendo una mappa, l'analizzo passo per passo, spiego dove passare, cosa fare meglio, che armi usare, eccetera eccetera, che è una proposta che mi è piaciuta molto. L'unica pecca è che ci metterò un po' a fare questi video, perché devo innanzitutto avere del gameplay decente, devo mettere su, organizzarmi con dei miei amici per andarvi a mostrare le cose più importanti. È un lavoro più lungo a livello di editing, però lo farò. Farò questa serie in cui vi mostrerò sulle mappe che io personalmente trovo le mie preferite, le più belle. Vi mostrerò come mi muovo io, che oddio è una mia opinione, cioè nel senso è un modo che si adatta, cioè riesco bene a giocarci io, non è detto che le cose che dico valgano assolutamente per tutti e che siano, se fai così fai 100 uccisioni e 0 morti, assolutamente no, però semplicemente voglio riuscire a comunicarvi, a mostrarvi come mi comporto io su certe mappe e in certe situazioni e ovviamente in questo modo riuscirete a migliorare il vostro gameplay sia guardando il mio gameplay che ascoltando quello che dico, e insomma dovreste migliorare su certe mappe, capire il meccanismo, come funziona, eccetera eccetera. In aggiunta a questo voglio dirvi un altro grazie per tutti gli iscritti, perché stanno aumentando ovviamente sempre velocemente, e di propormi nuovi video, perché io molto spesso mi ritrovo davanti un gameplay, non so di cosa parlare e poi rischio di parlare di una cosa che magari non interessa al pubblico. Cose che magari interessano a me, ma che magari il 90% dei miei iscritti ha già visto. Quindi chiedetemi pure dei video nei commenti. L'ultima volta che vi ho detto che avrei fatto video come li avreste voluti voi, non li ho fatti perché sapete, come vi avevo già detto, che questo periodo sono un po' alle strette col tempo. Ma in ogni caso, adesso cercherò di farli. Ovviamente non posso fare 5 video al giorno perché non ci riesco, ne posso fare un paio di settimana come ho sempre fatto. Adesso è da una settimana che non ho pubblicato niente, ma calmi, perché ho in mente già nei prossimi giorni, domani o dopodomani, di pubblicare un video nel quale vi spiegherò un pochettino meglio i meccanismi di soppressione, i meccanismi di precisione delle armi, cosa significano le varie statistiche di un'arma e come comportarsi con vari tipi di armi, e cercherò di riassumere il tutto in come diventare più precisi, più efficaci a sparare e come buttare giù i nemici più in fretta possibile. Tutto questo sarà nel prossimo video. Come vi avevo già detto, questo qui è soltanto un breve video in cui vi spiego due o tre cose del canale. Spero comunque vi sia piaciuto il gameplay. Stavo usando il G36C perché principalmente la community di Battlefield è stata trollata per il pesce d'aprile da alcuni youtuber americani che avevano praticamente detto: provate a vedere il G36C perché è stato patchato ed è diventata l'arma più forte del gioco. Io ovviamente ci sono cascato come un pirla e sono subito andato a giocare. Quindi vabbè, ho usato quest'arma che però ho scoperto non essere nemmeno tanto debole. L'avevo inizialmente bidonata perché mi aspettavo il G36C di Battlefield 3, però l'arma è completamente diversa, ha un rinculo orizzontale molto molto più forte.
E quindi non è consigliabile usarla proprio, non è proprio consigliabilissimo usarla. In ogni caso non mi sono trovato nemmeno male. Spero vi sia piaciuto il video, anche se era puramente informativo. Non penso ci sia molto che vi possa piacere, però se volete fare un favore a me potete sempre lasciare un mi piace. Come vi ho già detto, adesso lasciate commenti proponendomi dei video da fare, in modo... non c'è bisogno che mi scrivete un romanzo, perché ogni tanto la gente mi scrive romanzi, però semplicemente fammi un video su quest'arma che non riesco a usarla, consigliami cosa fare in questa situazione, fai un video in cui spieghi meglio certe cose. Pubblicatemi qui sotto questi tipi di commenti, perché andrò a fare quelli come prossimi video. Questo è tutto per questo video, noi ci vediamo prossimamente, perché come vi ho già detto nei prossimi video, il prossimo video lo caricherò se non domani, dopodomani. E sì, ci vediamo lì. Bella ragazzi, ciao!